Tutte le tracce sono state azzeccate. Infatti direi proprio che è una maturità non stupefacente e attesa persino quasi scontata, insomma. Ecco, c'era uno studente su quattro che sapeva che sarebbe uscito, quantomeno era particolarmente prevedibile. C'è anche da dire che speriamo che i professori abbiano fatto eco, insomma, al di là dei programmi. Per fortuna le donne al voto, una bella sicuramente riflessione, molto attesa, direi. Tutti, non c'era nessuno che pensava che questo tema non sarebbe stato tra le tracce. Direi per la prima volta spunta anche, si fa il nome a seguito di eco, anche di Pirandello e Montale. Montale l'abbiamo già visto, ma Pirandello mai si era visto negli ultimi 6 anni e per fortuna invece c'è finalmente questo nome. Bello il tema sul significato del confine, i limiti naturali e anche gli spazi mentali, i confini mentali, proprio perché anche questo direi scontato a proposito di limiti, a proposito di confini, barriere che quest'anno hanno tracciato sicuramente l'attualità, ma sicuramente offre ai ragazzi l'occasione di vedere l'altro e di vedere se stessi nei confronti dell'altro. Il più banale, a dire la verità, mi sembra questo, l'avventura dell'uomo nello spazio, sarà pure un omaggio a Astro Samantha e a tutti quelli che vanno nello spazio, ma forse questo, anche se è vero che fin dalla scuola primaria viene affrontato il tema dello spazio e il tema di questo argomento, non è forse tra le priorità nei programmi della scuola. Nei panni di uno studente, quale sceglieresti? Ma nei panni dello studente sceglierei probabilmente il tema sul concetto di confine, con le nostre barriere, quelle che sono veramente i nostri muri che alziamo ogni giorno rispetto ai muri che alza l'Europa, le barriere che sono sempre state nella storia, sia date dagli stati sia date dagli uomini. Temi della proposta del ministro Carlotto erano davvero stupefacenti. Quest'anno devo dire che è una maturità che sicuramente i nostri ragazzi hanno affrontato durante il programma. Ecco, torno a dire, non lo so quanti professori l'abbiano fatto. Molti di loro comunque avranno il tema pronto. È davvero anche facile quest'anno. Non so quanti forse si erano preparati sul film, insomma. È sicuramente una bella provocazione quella del tema economico. Il PIL è la misura di tutto, vuol dire parlare di tutt'altro, insomma, vuol Un dire riferimento forse alla rispondere frase di Bob Kennedy, la decrescita alla felice anche. decrescita felice, sicuramente, c'è dentro Sergio Latouche, c'è dentro sicuramente dei richiami che sono importanti a quello che è un'altra economia, insomma, è molto bello questo tema, torno a dire. Rischia un po' di diventare un tema appunto socio-economico, ma ben venga Più da anche università forse, che non da maturità? questo. Mi sembra eccessivo per i ragazzi della maturità. Io se conosco i ragazzi che hanno 17-18 anni, vedremo poi oggi pomeriggio quanti hanno fatto questo tema, ma temo che sia uno di quelli che non verrà affrontato. L'ultima cosa, un commento sulle frasi di Giannini ieri, che la maturità ha bisogno di un tagliando, di essere più attualizzata, condividi? La maturità bisogna essere abolita, io lo sostengo da tempo, la maturità è costosa, il 96% degli ammessi, Però la allora Giannini ha quello anche che detto che comunque ce lo invidiano all'estero. non ho mai, a dire la verità, visto un solo professore esperto